Ciao a tutta, bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme un mio epic fail. Se vi piacciono i miei video, vi invito a iscrivervi e a seguirmi su Instagram, dove sono abbastanza attiva e metto qualche piccolo indizio per il video della settimana successiva, e a iscrivervi al canale di YouTube, ovviamente. Un epic fail perché avevo pensato di creare una serie di video nuovi ispirati a quelli di Delia, che vi lascio qui sopra. Ovvero Gotish on budget. Cosa cercare nella grande distribuzione, nelle grandi catene e vedere se ci sono degli abiti che si possono un pochino riutilizzare per lo stile, come modificarli, eccetera. Dovevamo io e Dolce Metà comunque andare a comprare alcune cose che ci servivano. Le registrazioni sono fatte in zona gialla, qui in Toscana, quindi assolutamente in sicurezza. E Dolce Metà si è proposto di fare la regia, quindi di registrare. Peccato che invece di salvare il registrato l'abbia cancellato. E quindi su 20 minuti di registrato ne sono rimasti 3, quelli che ho fatto io in camerino. Ho posto un po' la questione al mio team, alle mie amiche che mi supportano in questo progetto e ho deciso comunque di metterlo sul canale. Spero i prossimi della serie verranno meglio. Primark è una grande catena inglese ed è caratterizzata da uno stile un pochino più giovanile, da accessori o comunque fast fashion per ragazze principalmente. Ed è il negozio dove secondo me c'è stato un po' più di aggiornamento sulle tendenze, cioè da quando è diventato un po' di moda lo stile dark e tutto. Qui mi sembra tra tutti quelli che ho visto in Italia sia più semplice trovare cose in genere modificabili o comunque tutte nere con delle linee un po' più accessibili. Molto accessibile anche in termini di prezzo. La sfida in questo caso e per tutti gli altri video di questa serie era: si può creare un outfit con 50 euro? Un outfit che sia sullo stile e poi da poter modificare? Scopriamolo insieme. Diciamo che il mio outfit d'entrata nel negozio è anche il primo outfit on budget, perché il maglione è di Piazza Italia ed è venuto sui 10 euro con i saldi, la gonna è sempre una gonna di Primark ed è venuta sui 12-13 euro, più le calze, sì, la sovracalza e le scarpe sono Heelstar, però. Il primo è composto da un body in mesh con un pannello davanti, quindi davanti c'è un pannellino ne nero in più, mentre invece dietro la schiena è completamente aperta anche questa mesh. A me questa maglia piaceva tantissimo, però la parte finale ha delle rouge che invece non mi convincevano molto. L'ho messa insieme a questa che dovrebbe essere una gonna pantalone, a me sta un po' stretta, lo ammetto. Mi piaceva il contrasto tra il fortemente femminile delle rose e il fortemente maschile di questo tipo di pantalone qua. La maglia veniva sui 10 euro e i pantaloncini venivano sui 15, quindi siamo perfettamente on budget. Il secondo outfit che vi faccio vedere è composto da un body, è un body fatto in lana, comunque un tessuto un pochino più pesante, con la coppa già preformata e dei bottoni. Per richiamare lo stile militare c'è anche sotto la gonna un altro paio di bottoni. Questo spolverino sopra che è in raso, ed è una camicia piuttosto larga, e poi questa gonna nera in denim, non proprio una mini perché è un pochino più lunga. L'insieme è venuto 7 euro lo spolverino, 14 euro il body e 11 euro la gonna. Questo potrebbe essere un outfit un po' più formale, un pochino più carino per fare una serata, mentre i prossimi due sono un po' più casual. Il terzo è veramente super basic perché è una maglia bianca con sopra scritto The Upside Down, quindi legata a Stranger Things, e la gonna di prima, perché avevo preso anche dei pantaloni, ma erano tutti di una taglia un po' sbagliata, secondo me non riuscivo a chiuderli. Dannata pandemia! Devo aver ricambiato taglia. La cosa carina di questa maglia è il dietro, che c'è questa stampa con il dettaglio rosso in bianco e nero. Ci ho messo insieme un cappellino, questo è estremamente basic, ma siccome è quello che poi ho finito per comprare, vi farò vedere cosa ci ho fatto poi a casa. 5 euro la maglia e 11 euro la gonna. L'ultimo outfit che vi faccio vedere è un tipo di abbinamento che a me piace molto, ovvero un abito monocolore, questo veniva sui 10 euro, in questo caso è un bordeaux, con annessa questa cintura grande. Potrebbe starci probabilmente meglio un corsetto che prenda un po' di più invece di una cintura così piccolina, ma era per farvi vedere e avere l'idea. Questa cintura qua è regolabile, quindi si può un pochino aprire e chiudere. La cosa carina dell'abito,
ha anche la sua cintura, ma era un po' scialba. La cosa carina è l'altezza delle maniche, che a me piacciono i tre quarti, le maniche lunghe non mi piacciono moltissimo, e il leggero spacchettino, per cui è lungo fino al ginocchio, ma la camminata è abbastanza agevolata perché comunque c'è quello spacchettino. C'erano anche altre registrazioni su quello che vi dicevo di dove andare a cercare, cosa cercare, eccetera, ma no. Alla fine, tra questi quattro outfit, ho deciso di comprare quello più semplice perché così in casa avrei potuto farvi vedere anche cosa si può fare con un abbigliamento estremamente basic e come farlo andare un po' più verso lo stile o avere qualche elemento in più. Come vedete, bianco, nero, non ho nemmeno le calze, assolutamente tranquillo, fasciante, un po' di moda perché comunque la maglia è un taglio quadrato, la gonna è fatta in un certo modo. Cosa ci si può fare? Calze a rete ovunque, calze a rete da tagliare e da mettere sopra, calze a rete da tenere sotto, perché già la calza a rete richiama tantissimo il traditional goth degli anni 80. Poi, cappello. Questo cappello che indosso l'ho comprato da Primark a 12 euro diverso tempo fa, mentre le calze penso da catalogo vengano 2 euro, quindi siamo a 16, 20, 32 in questo momento. Se si ha un outfit un pochino più tranquillo si può giocare tantissimo sugli accessori, come le cinture. Quella che vedete qua è quella che indosso io in genere. Ora magari su questa gonna è un po' strano l'abbinamento perché dovrebbe essere un po' alta, però questa è una cosa che io uso spessissimo su felpe un pochino più chiare o comunque monocolore perché dà un accenno diverso. Questa invece è una cintura un po' più strutturata, ma si trovano cose del genere cercando un attimino e dà quel trucco in più. Oppure, altro modo che si ha per dare un po' più di vivacità a un outfit normale sono gli strati. In questo caso io ho abbinato una camicia da tenere aperta con dei dettagli rossi che già in questo insieme crea un andamento diverso, crea un'idea diversa. Oppure, con un altro tipo di camicia, questa è un pochino più pesante, quindi da dire è un outfit da mezza stagione, in primavera inoltrata, così riesce a uscire senza avere troppo freddo. Questa serie è pensata sia per chi è in budget, sia per chi ancora non conosce bene o non sa districarsi benissimo tra le varie marche alternative, tra il doverlo comprare online, tra il dover cercare i negozi, sia chi vuole sperimentare. Sono convinta che se si vuole sperimentare con gli abiti che ci piacciono, ci voglia un po' di tempo prima di trovare il proprio stile. Mi trovo normale che si faccia anche degli esperimenti e non si voglia spendere la cifra, ad esempio, di abiti come Killstar, come Restyle, prima di essere sicuri che questo stile, questi abbinamenti ci piacciono. Il mio consiglio di questa puntata di Gothic on Budget è accessori. Gli accessori possono essere un grandissimo alleato, perché anche avendo degli abiti un po' più semplici, anche solo monocolore, nero, bordeaux, viola, si possono creare degli abbinamenti, dei giochi di contrasto che richiamano lo stile. Stavolta in fondo è arrivato il momento delle promozioni. Per questa settimana la youtuber che vi propongo, se siete un pochino più pratici delle alternative youtuber internazionali, sicuramente la conoscete, è Toxic Tears. Toxic Tears è da tantissimo tempo che è online e fa una serie di video molto molto carini di unboxing di varie box mensili. La cosa mi dispiace tantissimo perché volevo iniziare quest'anno un'iscrizione a una box, ma con il problema della Brexit di spedizione e tasse viene più del contenuto della box stessa, quindi mi limito a guardarlo, ma i suoi video sono estremamente teneri e mi piacciono moltissimo. Mentre per la parte di piccole imprese artigiani vi faccio vedere questi due pendenti qua. Questi due pendenti sono stati fatti da Fera Wolfwitch, che vi linko qui sotto il suo Instagram, con materiali etici di recupero. Quindi qui abbiamo del muschio in resina, mentre questo è un medaglione in argento invecchiato con sopra, se riesco a farveli vedere, ci sono due lupi, con dentro del pelo vero di lupo di recupero. Questa ragazza lavora con delle riserve naturali per avere da loro materiali etici di recupero di animali, quindi pelo, ossa, e fa molte cose molto particolari. Oltre ai gioielli ha anche una piccola parte di feticci, protettori della casa, anche delle stampe di opere che crea lei, quindi vi consiglio di andarla a vedere. Vi ringrazio ancora di essere stati con me, io vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate e ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao!